Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è 8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Chi segue questa pagina, chi segue la mia attività legislativa e politica, sa bene che ogni giorno sostanzialmente ci occupiamo di diritti violati, di diritti repressi, di diritti appunto non riconosciuti alle donne, e quindi questa per noi oggi non è una giornata di festa, e anche quest'anno, vorrei dire soprattutto quest'anno, una giornata di lotta, perché la crisi ha scavato ancora di più, la crisi pandemica, ne parleremo oggi, ha scavato ancora di più nei divari di genere. Ne parleremo oggi con due ospiti prestigiose che saluto e che ringrazio, Katarzyna Sidlo e Emilomo Ogbje, che ringrazio e saluto, ve le presenterò tra un attimo. Abbiamo appunto in questa diretta una traduzione che ci aiuterà, insomma, a capirci, quindi mi dovrò fermare ogni tanto e passo subito la parola a Gabrielle per una prima traduzione. Good morning, everyone, and welcome. Today is the 8th of March, as you know, International Women's Rights Day. Those who follow my page know that every day we deal with rights of women, those that are ignored and suppressed. Therefore, this is not a day of celebration, but rather a day to continue the fight. And as we all know, the pandemic has reached even deeper into the problems which relate to the gender gap and how women are treated all around the world. Ok, abbiamo insieme alle ospiti di stamattina, graditissime, abbiamo in realtà scritto questo volumetto che appunto racconta come il gender gap nel Mediterraneo durante la pandemia sia diventato ancora più grave, ancora più insopportabile, ancora più insostenibile. Sapete che mi occupo spesso di Mediterraneo, non lo faccio a caso, perché appunto penso che la pandemia colpisca gli aspetti di connessione globale del mondo, e quindi da tempo appunto sostengo che saranno premiate sempre di più quelle che sono le catene di valori e le relazioni strette, e in quest'ottica quindi il Mediterraneo acquisterà un valore geopolitico sempre più importante, ed è la ragione per cui anche in questo caso abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione su quello che sta accadendo nel Mediterraneo. A te, Gabriele. We've prepared the ebook that you know about, which deals with the gender gap in the region of the Mediterranean. Now, I often treat this issue and how it affects the region, and I strongly believe that those who support the region will only grow and earn more visibility grow as a result of looking into improving how women are treated. Bene, è sempre più chiaro ed è sempre più evidente come la pandemia ha determinato, è sempre di più una crisi, diciamo, di genere. È una crisi di genere perché, appunto, come ho già detto, i divari si sono sempre più acuiti. Questa crisi continuerà a avere delle conseguenze profonde sull'intero sistema democratico mondiale, con il rischio anche di minare alcune delle conquiste che fino a qui noi siamo riusciti appunto ad ottenere nel campo dello Stato di diritto, e in particolare appunto rispetto all'uguaglianza di genere. Noi assistiamo ad uno scenario appunto di questo tipo. Tutti i dati ci raccontano esattamente di questo. Prima della pandemia si stimava appunto che per colmare il cosiddetto divario di genere sarebbero servite, appunto, nel caso migliore, decine di anni. Le stime più pessimistiche invece ci raccontavano di centinaia di anni, perché appunto si rinveniva una tendenza di progresso verso la parità, ma assolutamente molto molto lenta. La pandemia ha addirittura invertito questa tendenza, e abbiamo su ogni indicatore disponibile un arretramento molto consistente e molto preoccupante.
It's clearer and clearer how the pandemic is a crisis which deeply affects women, and the entire world democratic system is being challenged. We can see how the pandemic has broken down the advances that have been made to improve women's rights and their lives. The data show us clearly that the forecasts that had previously been made about reaching greater equality between the sexes are now being challenged, and instead of having the possibility of seeing improvement within the next decade or decades to come, we're now seeing that it's going to take even longer if the pandemic continues to challenge and break down those advances that have been made. E l'area del Mediterraneo di cui ci occupiamo oggi si è rivelata particolarmente fragile, particolarmente problematica in questo senso. Era già noto il problema, che era conosciuto come paradosso, cosiddetto paradosso del Mediterraneo, che vuol dire appunto che nonostante livelli, diciamo, di istruzione e di educazione in costante crescita, si assiste a una diminuzione, diciamo, degli occupati, delle occupate in quest'area. In particolare nei paesi del Mediterraneo meridionale la partecipazione all'economia si attestava intorno al 22%, a fronte di una media mondiale, diciamo, del 46%. Mi riferisco ai dati del 2017 forniti dalla Banca Mondiale. Naturalmente sappiamo bene che raggiungere la parità sarebbe utile non soltanto diciamo per colmare, come dire, un diritto che fino adesso non è stato colmato, ma sarebbe conveniente addirittura dal punto di vista economico, perché significherebbe un aumento del PIL regionale per centinaia di miliardi di euro ogni anno. Quindi, insomma, di questo stiamo parlando, della necessità anche di permettere una crescita economica di quest'area. Oltre ai divari economici, abbiamo assistito anche ad un altro fenomeno inaccettabile, che va sotto il nome appunto dei problemi legati appunto alla pandemia, che all'aumento sostanzialmente della violenza domestica, che è aumentata. Questo è un dato purtroppo omogeneo in tutta Europa e in tutto il mondo, ma anche qui nell'area del Mediterraneo si registrano purtroppo numeri e dati che sono davvero molto molto preoccupanti. Gabrielle? Sì, scusa, mi stavo scrivendo. The MENA region was already fragile before this, and the pandemic has only come to show us how even more fragile it has become due to the situation. It was already a paradox considering the fact that the levels of education had improved, and now we have seen a significant drop in employment. Based on the numbers from 2017, from 22% we've gone to 46% unemployment. Now, we know that equality would not only be helped, would not only help balance the rights in the region, but also would help on an economic level, helping the GDP of all these nations. As well, we need to take into account that going beyond the pandemic, there have been other problems that have increased. We've seen a major increase in domestic violence, and the numbers are cause for worry. Bene, allora di tutte queste cose parleremo nel corso della chiacchierata di stamattina, quindi degli aspetti economici, ma anche degli aspetti legati appunto all'incremento inaccettabile della violenza. Lo faremo, come dicevo all'inizio, con due ospiti molto gradite, che ringrazio per il loro tempo, per la loro disponibilità, per aver contribuito appunto alla scrittura di questo volumetto, che naturalmente sarà disponibile anche sui nostri social. E quindi io comincerei a entrare un po' nel merito degli argomenti che affrontiamo stamattina, e passerei subito la parola a Katarzyna Sidlo,
che è appunto la direttrice del Dipartimento Medio Oriente e Nord Africa, che ringrazio appunto nuovamente per essere qui con noi. È un arabista, è un economista specializzato appunto in economia politica, è una donna che da molti anni in un percorso accademico molto molto strutturato si occupa di queste questioni, e quindi passerei subito la parola a lei per offrirci il suo punto di vista su queste due questioni e su quello che sta accadendo dentro la pandemia e nell'area, diciamo, del Mediterraneo. We will discuss all of these issues, both the economic side as well as violence against women. And I'd like to offer a very warm welcome to our two guests who have kindly contributed their time and have also contributed to the ebook, which will be available on our social networks. First, I'd like to pass the floor to Katarzyna Fidlo, who is head of the North Africa and Middle East office, who is specialized in political economics and the Arab world. And she will talk to us about both of these issues and also what is happening in the region now that the pandemic has hit. Hi, hello everyone. First of all, thank you so much for having me and for inviting me to participate in this event today. It's going to be my pleasure to talk a little bit about the economic side of the female empowerment in the Middle East and North Africa. I will try not to bore you with too many numbers, but you know, as always, when you talk about economics, it's important to have the actual data. So first of all, what is important to understand is that even before the pandemic, the situation in the region when it comes to the economic empowerment of women was not great. So when we're talking about the impact about the past year, and of course, we're only starting to really understand what's happened. The data is only starting to come in now. What we can see so far is that the situation has really deteriorated. For instance, the United Nations Economic and Social Commission for Western Africa, they anticipated that around 1.7 million jobs will be lost in the Arab countries. And women are expected to be part of that number up to 40%, which is really a lot when we think that they only contribute to around one-fifth, so around 20% of labor force in the region. Allora, benvenuti, grazie di avermi invitata e di avermi permesso di partecipare a questo webinar stamattina. Allora, io mi concentrerò soprattutto del lato economico, cercherò di non annoiarvi con troppi numeri, ma sono importanti chiaramente quando si parla di economia per capire bene la situazione. Allora, è fondamentale per tutti capire che la situazione già prima della pandemia non era rosea. E stiamo solo capendo ora la gravità della situazione, dato che i primi numeri stanno arrivando ora. Per esempio, la Commissione delle Nazioni Unite sull'economia e il mondo sociale ci dice che 1,7 milioni di posti di lavoro andranno persi dovuti alla pandemia. E questo è molto grave perché questo equivale al 40% delle donne, delle lavoratrici, che compongono soltanto il 20% della forza del lavoro. Quindi potete capire quanto l'effetto della pandemia sia grave sulle donne. So, to give a little bit of a background of what was the situation when it comes to the female participation in the labor market before the pandemic, sadly, it's been one of the lowest in the world, from very, very low 14% in Jordan, through around 25% in Morocco, up to 50, 60% in the Gulf countries. So in most countries throughout the Arab region, the gender gap in the labor force, so the difference between, you know, how many women and men participate actively in the labor market, exceeded 50 percentage points. So when you think about it,
More visually, it's like just one in five women of the working age in the Arab region actually participated in the formal workforce. I will talk a little bit about the informal workforce slightly later now. But just to give you a way of comparison, the global average is 47%, not 20%, so more than twice as many. And even more worryingly, these numbers haven't really gone up. In almost 20 years, there's been a very small 2.5 percentage points increase in this number since 1990. Allora, per darvi un po' un'idea della forza del lavoro, di quanti compongono, e quante donne fanno parte del mondo lavorativo, tristemente prima era già tra i più bassi. Le donne facevano soltanto il 14% della forza del lavoro nel Giordania, 25% in Marocco e nei paesi del Golfo tra il 50 e il 60%. La differenza tra il numero di uomini e donne nel mondo del lavoro è sempre stata molto bassa, mentre a livello globale siamo più sul 47% di numero di lavoratrici in totale. Circa 1 su 5 donne, quindi soltanto il 20% delle donne che hanno l'età per lavorare, hanno l'opportunità di farlo. So this situation is, when it comes to participation in the labor market, is especially bad for young women who are usually tend to be more educated than not only their mothers and grandmothers, but also than young men in the region. So when it comes to young women, so under 35, the unemployment rates in the Arab states reach 43%. And already we're seeing some polls saying that young Arabs think that because of the pandemic it's going to be increasingly even more difficult for them to get a job. So in Jordan, when I already said that only 14% of women participate in the labor market, 90% of young people think that it's going to be much more difficult to get a job because of the as a result of COVID. Allora, questa situazione è particolarmente negativa per le giovani lavoratrici, malgrado il fatto che hanno più istruzione o più formazione. Guardando specificamente le donne con meno di 35 anni, il tasso di disoccupazione sta al 43%. Come ho detto prima, in alcuni paesi stiamo soltanto al 14% delle donne, mentre a livello più grande, facendo un sondaggio, soltanto il 90% delle persone pensa che la situazione andrà soltanto a peggiorare. So, maybe a little bit talking about women who are not employed by others but own their own businesses. Actually, the region has the largest gender gap when it comes to the business ownership at 40%. So just one in seven startups that were created in the region in 2019 had at least one woman among their founders. To put it in perspective, the situation is not much better globally, but especially in the region, the research says that it's very difficult for women to secure funding because they don't have as good networks as men do. In general, they have lower financial inclusion rates. So women are less likely to own a bank account. In general, in the region, the bank ownership rates are pretty low, but only 4 in 10 women have a bank account compared to 6 in 10 men. And as such, it's also more difficult for women to obtain a bank loan and to have access to any form of saving, also because of the inheritance laws in many countries in the Arab region. Women just have less capital at their disposal to start and run their own business. Parlando di donne che hanno una loro attività
e che non lavorano come dipendenti di qualcun altro, solo una in sette delle start-up avevano almeno una donna tra le loro, i loro fondatori. A livello globale i numeri non sono molto più alti, però guardando la zona in particolare, per le donne è più difficile trovare i soldi, avere mutui, ottenere finanziamenti per poter iniziare un'attività. A livello più basico, parlando di conti correnti, solo una donna su 10 ha un conto corrente, mentre per gli uomini, ogni 6 uomini su 10 hanno un conto corrente. In più c'è anche il fatto che è anche più difficile per le donne avere risparmi e poter mettere da parte i soldi, perché ci sono anche delle leggi che contrastano, che rendono più difficile ereditare soldi e metterli da parte. So women are not only less likely to actually own jobs and own businesses, but are more likely to lose those jobs than men. And this is on the one hand surprising, because women earn less than men, so they are cheaper as workers to maintain. But on the other hand, it's not for a number of reasons. So for instance, women more often work part-time than men, so they enjoy less of the protection that the labor laws give to the full-time workers. So for instance, in Egypt, the difference, like twice as many women as men work as part-time workers. Another factor that is contributing to this situation, whereby it's easier to fire women than to fire men, are social norms, very prevalent for the region, to the effect that men are seen as breadwinners. And so it's more important for a man to have a job than for a woman. So if an employer, even if it's a public sector employer, is to choose whom to send home to take care of the household, it will be a woman, not a man. Allora, le donne non solo hanno più difficoltà ad ottenere un posto di lavoro e a avere un'attività in proprio, ma è anche più probabile per loro perdere il posto di lavoro, soprattutto perché guadagnano già di meno delle loro controparti maschili e sono quelle che hanno più lavori part-time. Quindi sono già meno protette, hanno meno protezione degli uomini che lavorano o in un posto a tempo pieno oppure part-time. Guardando l'Egitto, le donne sono due volte il numero di uomini che hanno lavori part-time. E poi nella zona c'è anche da considerare il fatto che i maschi sono visti come i capofamiglia, quelli che devono provvedere al mantenimento della famiglia, e quindi sono quelli che tengono il posto di lavoro, perché vedono le donne come quelle che devono badare alla famiglia e restare a casa. So, even though the situation is not that obvious, one study from back 10 years ago estimated that every one in 10 households in the MENA region was actually maintained by a woman. So that women are actually breadwinners throughout the region as well. The social norms go that it is the men. And indeed, there's one very telling finding from research from 2017 by Gallup and International Labor Organization that revealed that throughout the Arab region, 40% men, but also 30% of women, did not think it is acceptable for a woman to have a job outside of the house, even if she does want to have one. And even those people who felt that it is okay, they still predominantly thought that if woman works, it is still on her to take care of the household. Now, a side note, this is of course not to say that this is unique to the region, because we are struggling with this in Europe as well, with this perception of women as, you know, the ones responsible for doing all the housework. Numbers show that it is women who are predominantly taking unpaid domestic work during the pandemic as well. But in the MENA region, one number shows that women are actually, even before the pandemic, spending six times as many hours on unpaid domestic work as men did.
Allora, anche se la situazione non è ovvia, guardando i numeri di 10 anni fa, una su 10 donne era il capofamiglia, quello che doveva pensare a mantenere la famiglia. Eppure quando guardiamo dei numeri da un sondaggio fatto dalla Gallup, una società internazionale, del 2017, quello dimostrava che il 40% degli uomini e il 30%, scusa, il 40% delle donne e il 30% degli uomini pensavano che non fosse accettabile per una donna di lavorare fuori casa o di avere un lavoro retribuito. E c'è anche il fatto che anche se una donna lavora, si aspetta comunque che la donna si occupi delle faccende di casa e che si prende cura di quello che succede dentro la casa in aggiunta al suo lavoro. Ma questo è vero anche in Europa. Tornando alla zona MENA, i numeri ci dicono che le donne spendono 6 volte il numero di ore su lavori in casa non retribuito delle loro controparti maschili. So one very small case study from Jordan, for example. So in Jordan, 74% of women who are married and around 15% of women who were never married said they are inactive on the labor market because of the household duties. And, you know, this shown that during the first lockdown in March, when all the schools were closed and in general the country went into the lockdown, public private sector employers sent women home because they quoted they have domestic care duties. So they were the one who, you know, were given time off, which by some was seen as a nice gesture to recognize, you know, the burden that is on women. But on the other hand, it really shown how women are treated disproportionately and how this expectation of them to take care solely of their families is runs deeply, and it's almost institutionalized in the sense that even the ministries reportedly, you know, have had this strategy of dealing with the crisis. Allora, in uno piccolo studio fatto sulla Giordania si è dimostrato che il 70% delle donne sposate e il 15% delle donne mai sposate non lavoravano per via dell'impegno e delle loro responsabilità in casa. Quindi si aspettava comunque che rimanessero a casa piuttosto che andare a lavorare. E con la pandemia è andato soltanto a peggiorare, perché i datori di lavoro che avevano delle donne lavoratrici gli davano tempo, li lasciando andare per potersi dedicare più alla casa, perché vedevano che fosse quella la cosa più importante. E vediamo anche questo dentro ai ministeri di questi paesi, perché faceva parte della strategia di come affrontare la crisi. And to continue our little case study, I took a look at the numbers on unemployment rates in Jordan as well. Like I said, we only have partial data so far, but in the third quarter of 2020, for example, the female unemployment rate stood at 33.6%, which was an increase by 9.3 percentage points compared to the beginning of the year, the first quarter of 2020. And this is twice an increase that was observed among men when it comes to the formal employment. Now, there's also the issue of the informal employment that I've already mentioned. So actually, in the region, women are slightly less likely to be employed in the informal economy than men. But when they are employed informally, they're again more likely to have more precarious jobs. For instance, working informally as you know, maids or home care personnel. The situation is particularly prevalent among refugee women, and among migrant women. So for instance, in many countries, both in the Gulf, but also in Lebanon and Jordan, there are a lot of migrants workers and a lot of female domestic workers, mostly from African countries and from Asian countries. And they were the ones who were you know, fired quite early on during the crisis. There was this famous or infamous case in Lebanon
where nannies and housekeepers from Ethiopia were literally thrown out on a street and left outside of the embassy to take care for themselves. And since they had no formal employment, the level of protection that they enjoyed was really very low. Allora, continuando con i numeri di questo piccolo studio, guardando la disoccupazione in Giordania, abbiamo soltanto adesso i numeri su quali basare questi calcoli, ma per il terzo trimestre del 2020 era arrivato al 103,6%, che a confronto con il primo trimestre, sempre del 2020, era un aumento del 9,3%, tre volte quanto era visto con gli uomini. Nella regione le donne hanno meno probabilità di far parte dell'economia informale, ma se ne fanno parte sono soprattutto domestiche, badanti, fanno lavori di questo genere e sono soprattutto parte dei migranti, dei rifugiati. Nel Golfo, ma anche in paesi come il Libano, sono donne che provengono da paesi africani e di paesi asiatici. Il caso famoso è quello del Libano, dove tante domestiche furono abbandonate davanti alle ambasciate, lasciate completamente senza protezione, soprattutto perché non avevano dei contratti in regola e quindi furono completamente abbandonate al loro destino. So one last point before I move to the summary will be about digitalization and how this can be both an opportunity and a trap for the economic empowerment of women in the region. So as a starting point, it's important to understand that there's a rather huge gender internet penetration gap in the region at 14.3 points. So only 44% of women in the region are using internet compared to almost 60% of the men. Those women are usually younger, more educated, coming from bigger cities. And this internet gender gap has actually been increasing during the past decade. So there are some hopes that moving work online will actually make it more available for women to get an employment, since in some countries, as I already said, the social norms are not really prevalent for women to going out of the house and working with unrelated men. So there are some hopes that maybe digitalization and the move towards home offices will help women to join the labor force throughout the region. On the other hand, there are a lot of jobs that are impossible to move online, and those are mostly the more precarious jobs, and those are usually the jobs that the women who are less educated, who are from smaller cities, and who are already from a starting point at a worse position, they are the one who are taking care of things like I said, domestic work or working in agriculture, being nurses. So already, on the other hand, some recent studies already show how move towards digitalization can actually be in many ways a trap, and having the digital gap actually expanding with women not being prioritized on a household level when it comes to the internet usage, when the entire family needs to take use of both computers and access to internet as well. Sorry, could you repeat what the 14.3% and the number you said before? I didn't catch it. Sure. So the internet penetration gap in the region is 14.3%. So 44% of women in the region are using internet compared to almost 60% of men in the region. Thank you.
Allora, adesso arriverò al mio ultimo punto prima di fare un breve riassunto. Parlerò della digitalizzazione, che possa essere sia una opportunità che una trappola per le donne. È importante capire che c'è una differenza del 14,3% riguardo alla possibilità di accedere a internet e a lavorarci. Solo il 44% delle donne utilizzano l'internet regolarmente, mentre sono il 60% degli uomini che lo fanno. Allora, può essere un'opportunità soprattutto per i più giovani che vengono dalle città più grandi. Abbiamo visto un aumento soprattutto negli ultimi 10 anni nelle opportunità di lavoro online, che permette alle donne di lavorare in situazioni dove non vengono a contatti con uomini che non fanno parte delle loro famiglie, che molto spesso è uno degli impedimenti per il lavoro, che non gli è permesso di lavorare a contatto con uomini che non fanno parte della loro famiglia. Però il lato negativo è che questi posti di lavoro sono soprattutto posti più precari, e quindi le donne che sono meno istruite, che vengono da città più piccole, hanno meno possibilità, e finora sono sempre state più parte del lavoro, domestico, lavoro in agricoltura oppure infermiere. Quindi esiste questa trappola dove c'è anche il problema che le donne in generale hanno meno accesso ad un computer. Se all'interno del nucleo familiare c'è soltanto, ci sono diverse persone e diversi maschi, se c'è soltanto un computer in famiglia, chiaramente loro hanno primo accesso a questo computer e la possibilità di andare online. So to conclude, because I've already probably gone over my time, you know, like I said, the situation when it comes to economic empowerment in the region has not been really great even before the pandemic, and the pandemic is very likely to exacerbate the already existing problems. So low labor market participation rate, you know, pay gap, worse and more precarious working conditions, but also related poverty rates. But not to end on a sad note, you know, those are all averages. So throughout the region, there are many very successful women who are doing great on the labor market. And young women especially seems to be still quite optimistic, you know, despite those numbers, despite the pandemic situation. So I will close up with one particular number from the Arab Youth Survey that has been recently released, where it says that the majority of young people, so aged between 18 and 24, both men and women, they actually believe that since the outbreak of the pandemic, women will be more likely to look for a job. And young women throughout the region, you know, are predominantly saying in the survey that they think they have the same professional opportunities as men, and they look, you know, quite optimistic towards their future and towards their participation in the labor market. So hopefully those younger women will experience quite different reality than their older sisters, mothers and grandmothers. So thank you so much. If there will be any questions later on regarding any of the numbers that I said, I'll be very happy to answer. Allora, per concludere, sì, la situazione riguardo l'emancipazione economica nella zona non era molto rosea prima della pandemia e sta andando soltanto a peggiorare in questo particolare momento, con meno partecipazione dal lato delle donne nel mondo del lavoro, guadagnano di meno e l'aumento del tasso di povertà. Ma non voglio chiudere su una nota negativa, piuttosto vorrei almeno nominare o parlare per un secondo di tante donne che stanno riuscendo a comunque lavorare e a trovare nuove opportunità, e soprattutto tra i più giovani. Andando ad un sondaggio fatto dal Arab Youth Survey,
La maggioranza delle persone tra i 18 e i 24 anni, sia maschi che femmine, credono che le donne cercheranno posti di lavoro e avranno più opportunità, e che avranno le stesse opportunità degli uomini, e rimangono ottimiste riguardo il futuro sul mercato del lavoro e vedono più opportunità per loro di quelle che avevano le loro madri e le loro sorelle maggiori. Quindi una piccola nota positiva riguardo al futuro della zona. Vi ringrazio per il vostro tempo e se qualcuno ha qualche domanda da farmi sarò felice di rispondere. Sì, grazie molte a Katarzyna per il suo speech, per i suoi contenuti molto molto dettagliati, ci ha offerto un quadro credo davvero molto esaustivo di quella che è la situazione appunto in Medio Oriente e in Nord Africa, te ne siamo molto grate. In realtà non è una situazione molto diversa da quello che accade appunto in Europa. Questo mi pare un punto centrale, ci torneremo magari dopo, ma vorrei intanto ascoltare subito Emilomo Ojbe, che ringrazio anche lei moltissimo per essere qui, per la sua disponibilità, per il suo tempo. Anche lei è una donna molto impegnata, è la fondatrice di un'organizzazione che si occupa appunto della promozione dell'integrazione di genere e dell'inclusione sociale nei progetti di salute e sviluppo. È un medico ricercatore con oltre 10 anni di esperienza nel mainstreaming appunto di genere. Quindi la ringrazio, occupata di tantissime cose, diritti appunto di salute riproduttiva, insomma ci racconterà lei le tantissime cose che ha fatto nel corso della sua vita da ricercatrice, nella sua vita appunto di attivista per i diritti civili delle donne. Quindi passerei subito la parola a lei e poi magari appunto se rimane tempo e se siete disponibili ci scambiamo un po' di opinioni e rendiamo un po' più così fluida la conversazione. Ma intanto la parola a te, Emilomo, per il tuo speech. Thank you very much for your detailed and exhaustive analysis. Unfortunately, it isn't such a different situation from what is happening in Europe. Now we may return to this particular point later. But I'd like to go straight to Dr. Emilomo Ojbe and ask her to give her input on the situation. She is the founder of an organization which promotes and works with various issues dealing with the gender gap, trying to focus on health and development. She's a doctor and a researcher on gender studies. She deals with reproductive rights and various other issues, and I'm sure she'll tell us more about her experience as an activist dealing with these things. And then afterwards, just to make this particular morning as fluid as possible, moving from one topic to the other, we'll wait until the very end and then we can exchange any comments we have regarding everything we've discussed this morning. Thank you very much. So good morning, everyone. Thank you very much for this opportunity. It's been very enlightening to hear Pina and Katarina speak about and give an overview of some of the key issues that are facing women in the MENA region. So as said before, I'm really going to focus more on some of the health impact and talk mostly about gender-based violence and some of the issues we've seen or some of the issues that have been documented that women in the MENA region face. I would just give a brief overview. I know we're running out of time, so I'm just going to highlight some of the issues we discussed in the book chapter. So all know COVID-19 was first detected in China's Hubei province in late 2019. And since then, it's spread rapidly, leading the WHO, the World Health Organization, to declare it a global pandemic on the 11th of March, 2020.
Allora, buongiorno e grazie per questa opportunità, è stato molto interessante scoprire e sentire tutto quello che è stato detto finora riguardo a quello che sta succedendo nella regione del MENA. Io parlerò di più sul lato della salute e gli argomenti che le donne stanno affrontando in questo particolare periodo. Come ben sapete, il Covid-19 è scoppiato nella provincia del Hubei nel 2019 e si è diffusa molto rapidamente. È diventata una pandemia globale, è stata dichiarata pandemia globale l'11 marzo del 2020. Thank you. In the Eastern Mediterranean region, as of the 30th of January 2021, there were reported over 5.67 million confirmed COVID-19 cases and nearly 134,336 deaths. Now, these are the figures as of January 2021. So they probably have changed or increased by now. Allora, nel Mediterraneo orientale, nel gennaio del 2021, avevamo circa 5,67 milioni di casi confermati con 134.336 morti. E chiaramente i numeri saranno aumentati adesso che siamo a marzo. Now, at least figure. The make has affected loop and the morbidity across the world. But the key issue is that for the Eastern Mediterranean region, there are a large number of internally displaced persons, refugees, migrants, and returnees. And these populations, especially women among these populations, face significant vulnerabilities. So we're talking about intersectional vulnerability. First of all, there's the fact that women are more, as already been discussed by Katerina, women already face increasing vulnerability to poverty, have very little access to economic opportunities. But we're talking about a region that has a large amount of internally displaced persons. So these population have increased vulnerabilities to poverty and also to health inequality. Please. Allora, nella zona orientale del Mediterraneo, per quanto riguarda le donne, un grande numero di queste donne che sono le vittime della situazione sono sfollati, emigranti, rifugiate e prima di tutto le donne sono già tra le più esposte alla povertà, carenza di opportunità lavorative ed economiche, ma anche a problemi di salute. Quindi la situazione li ha resi ancora più esposte. As of 2018, there were already 12 million refugees in that region and 13 million internally displaced persons. And out of those 12 million refugees, half were from Palestine. Now, refugees and internally displaced persons, especially women, are often subject to poor health conditions and have limited access to needed quality care. And those who can access care face financial hardship. Now, why is this an issue? When you think about the COVID-19 pandemic, things around the preventive measure, access to hygiene, the ability to socially distance, the fact that if you do precarious work, the difficulties in being able to apply those preventive measures. If you are poor and you're socially vulnerable, the ability to have a home that has proper ventilation and also
socially distance, keep space, limit your outside contact, especially if you work in the informal economy. All these different things make the vulnerability to getting infected by COVID-19 higher, and also increases the rates of transmission, and also makes it more difficult for you to have the sort of economic background or access to financial resources to seek healthcare if you do become sick. Allora, guardando i numeri del 2018, nella zona c'erano 12 milioni di rifugiati e 14 milioni di sfollati, 12 milioni di questi palestinesi, e tra questi specialmente le donne hanno difficoltà a accedere ad assistenza sanitaria, assistenza sociale, e fanno soprattutto dei lavori precari, che vuol dire che hanno più difficoltà a potersi permettere misure preventive. Magari lavorano, magari non hanno una casa con buona ventilazione, hanno lavori che li mettono più a contatto con gli altri e quindi aumenta il rischio di essere esposte e di diventare di essere infette dal Covid-19. In più hanno problemi ad accedere alle risorse che potrebbero per poter pagare i trattamenti e le cure se sono ammalate. Now, sexual and gender-based violence, anytime there's a breakdown in social structures that are protective, there's an increase in sexual and gender-based violence globally. So we can be talking about the MENA region, but we can be talking about many regions in the world where if there's conflict or a disaster, there's always an increase in sexual and gender-based violence. Now with the COVID-19 pandemic, we've noticed that because there's a breakdown of those formal social structures and social support systems that are usually protective, there has been an increase in sexual and gender-based violence. And when we say increase in sexual and gender-based violence, we're also talking mostly about intimate partner violence and domestic violence as well. Allora, adesso guardando la violenza sessuale basata sul sesso, questo problema esiste sia nella regione del MENA che altrove, e in momenti di pandemia c'è sempre un aumento in questi casi. Con la pandemia c'è stata anche la rottura degli schemi sociali e reti protettive, e quindi soprattutto la violenza domestica, quelli dai partner e all'interno del nucleo familiare, sono aumentate. So, not be sexual and gender violence in this region, you also have exacerbation of situations that make it difficult for women. So, as already been discussed, there's a loss of economic opportunity for women, which make them more vulnerable to emotional abuse and financial dependence, and at risk of intimate partner violence. Also, because of the COVID-19 pandemic and the restrictions that have been that were in place, it makes it more difficult for women to access much needed psychosocial and mental health support they require. Did you hear me, Gabrielle? Your connection is coming in and out. Could you repeat the last part? It's becoming more difficult for women. No, I said, it's become more difficult for women to access the much needed psychosocial care they need and mental health support when they're survivors of violence. Thank you. You're welcome. Allora, come già stato detto, nella zona ci sono meno opportunità economiche per le donne, che vuol dire che sono più a rischio e hanno meno possibilità di proteggersi
la violenza domestica. In più è più difficile per loro accedere a sistemi di supporto, assistenza sociale e sostegni psicosociali a livello della salute mentale. Also, in contexts like this, where people are losing jobs, where there is which you can sort of define as a fragile setting, you find that there is just an increase in hegemonic masculinity. So these are characteristics or behaviors that usually are harmful. And you find that there's just an increased perpetration of not just intimate partner violence or violence in general, because the system, the context has changed. Support systems, the former systems that stop these things from happening have broken down because there are other socioeconomic pressures. Allora, in queste situazioni dove le persone continuano a perdere il lavoro, c'è anche il fatto che i maschi sentono che la loro mascolinità viene messa a dura prova. Di conseguenza c'è un aumento nella violenza in generale e non solo quella tra partner o coniugi. Questo è anche dato al fatto che ci sono altre pressioni che vengono da diversi lati all'interno della società. Now, among asylum seekers and internally displaced persons in this region, especially women, we've seen that their access to health, there's been a breakdown in access to social services. So many of these people, for instance, we notice that they are unable to access the much needed care, unable to access financial and economic opportunities. Also, most times their access to the asylum process has been stalled in many of these countries, making it difficult for them to get their refugee status and access medical opportunities or medical resources that are available to them. Allora, tra questi ci sono molti richiedenti asilo e soprattutto donne, e dato il degrado che è successo nella zona, c'è un degrado anche nell'accesso all'assistenza sanitaria, economica, possibilità di avere finanziamenti, e in più lo stato delle loro domande per asilo sono rimaste in stallo, perciò la loro situazione è in bilico. In the ebook, we go as a group into more details about some of these issues. Now I'm just going to summarize some of our recommendations for how to deal with the pandemic and some of the things to look out for. Some of those recommendations at the policy level include the fact that people have to think about their health systems. Now, COVID-19, the pandemic was an eye-opener, was a wake-up call for many countries, and not just the MENA region, but globally, that we are only as strong as our health systems. Allora, nell'ebook vado in più dettaglio su questi argomenti e adesso vi offrirò soltanto alcuni dei suggerimenti che vengono elencati su come affrontare la situazione. La prima è guardare a livello delle politiche, che bisogna pensare che questi paesi devono pensare al loro sistema sanitario, che la pandemia ha messo a dura prova, e grazie alla pandemia ci rendiamo conto che siamo soltanto forti quanto il nostro sistema sanitario.
And when we design health systems, and not just health systems, but public health responses that do not take into account the most marginalized in the society. So if we develop responses that just focus on the average person or the average citizen, but do not take into account the specific vulnerabilities of women or vulnerable populations like internally displaced people, persons, or refugees face, we are unable to adapt responses that address their needs. Allora, quando guardiamo come ridisegnare il nostro sistema sanitario e le nostre reti di sostegno e supporto e il modo di rispondere ai problemi che affrontano la società, dobbiamo anche calcolare i più marginalizzati, perché finora abbiamo sempre concentrato i nostri sforzi sulla persona media e per questo motivo è difficile e non riusciamo ad adattare la risposta a questa parte della popolazione. When a lot of the responses, especially to preventive measures, were designed, very few people in the beginning started to think about what are the local contexts, what are the issues, what are the cultural barriers that exist in the MENA region that might prevent people from accessing services. In a context where women do most of the housework, where they have few access to economic opportunities, where there might be, again, this is speaking for a specific group, and you can't speak of the entire region, but where, for example, there are issues around socioeconomic hardship, how do you impose social distancing or restrictions? Sometimes our policy recommendation is to take a step back and really think about the people in the society and some of the social cultural barriers that might make it more difficult for certain populations, especially women, to access healthcare and to also be able to prevent sexual and gender-based violence during the pandemic. I'm sorry, I didn't hear the last bit. The social barriers make it more difficult? I said, what make it more difficult to access much needed, access healthcare services, but also make them financially vulnerable and more prone to be survivors of sexual and gender-based violence. Allora, guardando di nuovo le misure preventive, ci sono, dobbiamo guardare quali sono i problemi e le sfide che affrontano queste persone. Le donne fanno la maggior parte delle faccende domestiche e di conseguenza hanno meno opportunità di guadagno. Poi guardando i costumi sociali c'è anche il problema che diventa difficile mettere in forza il distanziamento sociale. Le barriere sociali rendono più difficile avere accesso ai servizi di assistenza sanitaria e hanno meno opportunità economiche e di conseguenza sono più a rischio di diventare vittime. Ok. And I'm going to round up now because I know we're running out of time. But also in the chapter, we go on to talk about recommendations for pandemic, how to respond to a pandemic using a gender and intersectional lens. And a final point was that when designing responses, people forgot that women were more often in precarious working conditions, especially in the MENA region. And most of the frontline health workers were women. Women were nurses, they were carers, they were working in health facilities. And we ask for, in general, moving forward and making progress in some of these issues, that this gender and intersectional lens is applied
across all sectors, not just the economic sector, but also thinking about health responses. And you find that once you have that gender and intersectional lens, it makes it easier to be able to address the needs of the most vulnerable, especially women in the MENA region. Allora, chiuderò qui perché so che abbiamo poco tempo e vi dico che nel mio contributo, nel capitolo del ebook che ho scritto, parlo anche di come affrontare la violenza di genere. Quando hanno creato, disegnato sistemi di sia di assistenza sociale che assistenza sanitaria, hanno dimenticato le donne che erano in posizioni precarie. Poi, guardando la pandemia, le donne erano in molti casi le infermiere, quelli in prima linea, quelli che hanno avuto i primi contatti con i malati, e bisogna calcolare anche queste donne, non solo a livello politico, ma in tutte le categorie. Considerando queste donne renderà più facile affrontare le sfide che ci aspettano nel futuro. Molto bene, grazie, grazie mille anche ad Emilomo perché ha centrato anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista appunto della violenza, non solo cosa è accaduto, ma quelli che possono essere insomma i rimedi e i punti diciamo da utilizzare per prevenire, no, la violenza. Quindi ringrazio molto le nostre relatrici perché io credo che abbiamo avuto una panoramica molto dettagliata sui due aspetti maggiormente preoccupanti, no, dell'effetto della pandemia sulla vita delle donne. Da un lato l'espulsione delle donne dalla vita economica, ce l'ha raccontato benissimo Catarzina Sidlo con dei dati che sono molto molto eloquenti, e la cosa che mi faceva riflettere, lo dicevo all'inizio, è che sono in realtà molto simili, no? Cioè c'è una omogeneità degli effetti della pandemia rispetto alla vita delle donne in tutte le aree geografiche. Io potrei raccontarti, ora non abbiamo naturalmente il tempo, ma potrei, Catarzina, raccontarti alcuni dati economici che riguardano l'Europa che sono sostanzialmente identici a quelli che ci hai riportato tu sull'area appunto di cui tu ti occupi, che è quella appunto del Medio Oriente e del Nord Africa. Quindi questo deve indurci ad alcune riflessioni importanti, deve cioè interrogarci sul fatto che qui abbiamo in qualche modo una commistione di ragioni antiche, perché il divario di genere esisteva pure prima della pandemia, alle ragioni antiche del divario si aggiungono le nuove ragioni, e su questo ha aggiunto alcune cose molto importanti anche Emilomo quando ci ha raccontato che per esempio le donne hanno occupato quei segmenti del lavoro di segmenti del mercato del lavoro maggiormente colpiti dalla pandemia, no? E quindi le donne erano occupate nel settore, per esempio, della ristorazione, nel settore del commercio, nel settore del turismo, i settori maggiormente colpiti. E sempre Emilomo ci raccontava come appunto ha avuto un impatto la tipologia del contratto delle donne. Le donne occupano sempre la fascia più precaria del mercato del lavoro, quindi è evidente che sono state quelle più colpite immediatamente. Questo è vero purtroppo in tutto il mondo. Mi fermo un attimo per la traduzione di Gabrielle, se no non mi sta dietro. Grazie. Thank you for having focused on the issue of violence, but also for giving us some of the possible solutions and means of preventing these problems and ideas of what to put into effect and to put into action. Thank you for dealing with the expulsion of women, going back to Ms. Sidlo, to the expulsion of women from the economic world. Her numbers gave us much to reflect on, and it's
startling how similar some of those numbers are to those regarding Europe. I could easily show you how homogenous the situation is with some numbers from certain European countries. We also need to take into consideration the deep-rooted historical issues which have fed to the gender gap. Also looking at the professions which have been hardest hit, women working in the restaurant industry, tourism, etc. And I'd like to thank Milomo, who also discussed the precarious nature of women's jobs and how we need to look at this in greater detail. Bene, grazie. E quindi a queste ragioni nuove, che sono le ultime, si aggiungono ragioni antiche, e anche queste mi sembrano molto simili, no? Sia nel Mediterraneo che nel resto del mondo. E le ragioni antiche sono la cosiddetta segregazione occupazionale, ed è vero in tutto il mondo che alle donne sono preclusi alcuni lavori che si ritengono essere sostanzialmente maschili, no? E l'altro elemento è relativo appunto alla divisione diseguale del carico di lavoro domestico, elemento che avete sottolineato entrambe, e anche questo è un elemento che, insomma, pressoché globale, che riguarda appunto la vita delle donne in tutto il mondo. Quindi a ragioni nuove si aggiungono ragioni vecchie, quindi a strumenti vecchi dobbiamo aggiungere strumenti eccezionali, perché la soluzione, diciamo, di questa crisi, che come abbiamo detto più volte è una crisi di genere, insomma sarà molto, richiederà l'impegno massimo di tutti i legislatori e di ciascuno di noi, ognuno per la sua parte di competenza. Devo dire che si stanno mettendo a punto degli strumenti nuovi. Sapete che di recente è stata pubblicata la strategia europea per l'uguaglianza di genere, c'è un impegno preciso della Presidente von der Leyen su questo punto, ci sono obiettivi ambiziosi che sono contenuti in quella strategia di genere. Il punto su cui dobbiamo vigilare tutte e tutti è che a questo corrisponda una tabella di marcia precisa. Perché poi il tema vero che riguarda sempre la vita delle donne è che alle buone intenzioni non corrisponde mai, una roadmap definita con sanzioni definite. Cioè anche rispetto per esempio alla strategia di genere, io ho criticato il fatto come parlamentare europea che non fossero previste delle sanzioni, per esempio, no? Rispetto al mancato raggiungimento del target che si definisce. A differenza di tutti gli altri settori su cui la Commissione si impegna. E quindi su questo naturalmente noi dobbiamo vigilare molto. Mi fermo per Gabrielle. Sì, mi sono persa l'ultimo pezzo. Come parlamentare europea ho criticato? No, il fatto che nella presentazione della strategia sull'uguaglianza di genere non ci fossero degli step definiti per il raggiungimento del target previsto rispetto all'uguaglianza di genere con delle relative sanzioni, cioè per esempio per il Green New Deal, no? Tu c'hai il target intermedio, se non lo raggiungi c'è la sanzione, mentre questo non avviene mai per quello che riguarda la vita delle donne. Ok, allora returning to the point of the historical and cultural norms and expectations which have encouraged the gender gap and the professional segregation which is occurring in all the world, because unfortunately these expectations, these ideas remain true in most of the world. Certain jobs remain and are still considered to be better suited to men, therefore women have less access to certain professions, and women are continually considered better suited to being cleaners, nannies, and being part of the supportive network in the labor force. What we need are new instruments to deal with these problems, and there are new instruments being created. In fact,
there's the strategy to combat the gender gap, which we need to connect to a clear roadmap. As European parliamentarian, I criticize the fact that in the roadmap, there aren't clear steps which delineate how to reach our goal, and neither are there relative sanctions connected to punishing nations which don't adhere to the guidelines being set up. For example, with the Green Deal, there are clear sanctions which are delineated so that there is some form of making sure that nations adhere to the steps that are suggested. Così come, per esempio, lo dico in particolare a Amy Lomo, che si occupa in particolare di questi temi, sai bene che sul tema della violenza domestica noi stiamo facendo una fatica pazzesca rispetto al recepimento e alla piena attuazione della Convenzione di Istanbul. Sai che c'è tutta una discussione nel Consiglio rispetto appunto alla procedura per rendere appunto finalmente operativa la Convenzione. Ci siamo dovuti rivolgere alla Corte di Giustizia europea, siamo in attesa di una sentenza per definire finalmente appunto la base giuridica per il recepimento della Convenzione. Insomma, tutto questo per dire che in realtà da tutti i punti di vista è necessario una vigilanza e un'attenzione costante. Ancora più vero in tempi di pandemia, le crisi sono state sempre nella storia momenti, come dire, in cui o si scivolava pericolosamente verso il baratro oppure si ritrovava attraverso una grande capacità di visione la forza di cambiare il mondo. È stato così dopo la guerra mondiale, per esempio, no, è stato così dopo con la ricostruzione dopo la guerra mondiale, ma è stato così anche per esempio dopo la crisi, no, del 29, che ha significato in alcune aree del mondo New Deal, quindi una nuova capacità di visione, mentre in Europa purtroppo ha significato la regressione verso i totalitarismi. Quindi questo ci insegna che le crisi sono sempre storicamente momenti di snodo. E allora io credo che noi abbiamo bisogno di tutto il coraggio e di tutta la nostra capacità di visione per provare a far diventare questo momento davvero un momento in cui saremo capaci di colmare le disuguaglianze vecchie, di riparare le disuguaglianze vecchie, ma anche, come dire, di mettere un freno e di sanare e curare quell'emorragia, quell'espulsione drammatica che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni, delle donne dal mercato del lavoro. Mi fermo, Gabrielle, per te. I'd like to return in particular to something which Amy Lomo knows all about regarding domestic violence. We've been struggling to get the Istanbul Convention into effect. To make it operative, we've had to turn to the European Court to define the judicial base for the convention. From all points of view, we need continuous vigilance, and we need to make sure that things keep moving forward, because times of pandemics and crises have always marked moments where there was either a sliding back of the rights and opportunities achieved, or a moment where great new change was possible. For example, after the crisis of 1929, the New Deal came out. Meanwhile, in Europe, it meant a regression towards totalitarianism. We need to try to focus and turn this moment into an active period of change to help to combat and bridge the gap which has continued to increase between the opportunities given to women. Quindi insomma, e chiudo davvero perché ho preso troppo tempo, io penso che questo debba essere il momento della rinascita dalla pandemia del Covid,
ma anche della rinascita definitiva dal virus che ha sempre serpeggiato, diciamo così, in Europa come nell'area del Mediterraneo, ma in tutto il mondo, che è quello appunto della discriminazione, che è quello del divario di genere che è sempre esistito e che dobbiamo appunto riparare, e che è arrivato il momento di riparare. Quindi io spero che attraverso l'impegno nostro, naturalmente, perché se siamo qui stamattina è perché abbiamo a cuore questi temi, ma attraverso una azione, come dire, di sollecitazione forte, io dico sempre che bisogna agire il conflitto su questi temi, e quindi di sollecitazione forte rispetto ai nostri legislatori europei, nazionali, ai nostri governi, insomma, si arrivi finalmente ad una inversione di tendenza rispetto a tutto quello che è avvenuto e che è ancora più evidente con la crisi causata dalla pandemia. Io vi ringrazio perché penso di aver abusato anche troppo del vostro tempo, vi avevo chiesto soltanto un'ora e siamo quasi a un'ora e mezzo, ma davvero penso che sia stato interessante, utile e importante questo confronto, e spero di poterlo continuare insieme a voi, perché mettere, come dire, confrontare non solo quello che succede, ma anche le politiche che dobbiamo mettere in campo, è una cosa utile e positiva, e insomma mi piacerebbe poterla continuare a fare insieme a voi. Allora, this needs to be a moment of rebirth above all, not just a rebirth after COVID, but from the virus of discrimination and the gender gap, which we need to resolve. Thanks to our actions, because after all, we wouldn't be here today and participating here if we weren't trying to combat the problem and find solutions. So let us hope that our governments will start to turn things around with new policies and definitive action. Thank you very much. I've taken up a lot of your time. We were only meant to be around an hour, and we're closer to an hour and a half now. I hope that in future we'll be able to continue similar discussions, looking at the various policies in this area and in other areas, and at the progress and things, the issues that affect women in general. Thank you okay, very much. Okay, thank you so much. Thanks to Gabriella for translation. And, thank you very much. Have a good day. Thank you. Thank you. You too. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Have a good one too. Have a good day. Bye. Bye.